La tradizione che prende nuova vita, volti, persone, storie, luoghi e leggende che raccontano l'identità di un popolo ricco, la scoperta di un linguaggio, quello di internet, per diffondere ovunque il messaggio di una terra ricca, senza confini, senza tempo, senza limiti. La rete sta diventando man mano la strada da percorrere per parlare di un territorio delle infinite bellezze, anche se di passi bisogna ancora farne. Ormai gli eventi più belli e suggestivi del Salento hanno trovato uno spazio privilegiato per mettere in vetrina pezzi di storia importante, un modo per farci conoscere nel mondo intero, dalla notte della Taranta che ogni anno fa incontrare a Melpignano migliaia e migliaia di appassionati, alla Focara di Novoli che incanta per il suo fuoco e la sua maestosità, dall'accensione delle luminarie di Scorrano che racconta di un'arte antica diventata sempre più all'avanguardia, alle suggestive processioni in mare come quella di Gallipoli, dove il simulacro della Madonna riemerge dalle acque, e i cortei per le vie delle città, dove la spiritualità si respira ad ogni angolo. Sono solo alcuni esempi della cultura, tradizione, folklore e fede che catturano l'attenzione dei turisti che sbirciano in rete prima ancora di venire per capire quanto abbiamo ad offrire noi qui al sud. Come non apprezzare le dirette streaming che fanno vivere le sensazioni e le emozioni a nostri salentini costretti a lasciare la propria terra per lavoro. E con l'avvento dei social network la condivisione è diventata massima, foto pubblicate e commentate che corrono da un profilo all'altro facendo così un giro infinito. Insomma, la tradizione che si apre alla tecnologia e nuovi media che, se usati bene, si mostrano all'altezza del compito.